cari ragazzi, la Chiesa, nella sua saggezza, alla fine di un anno liturgico, vi dicevo all'inizio di questo incontro che noi domenica prossima, o la prima domenica di Avvento, rincominceremo una nuova avventura. Ma la Chiesa, nella sua saggezza, a conclusione di questo anno liturgico, come ogni anno, ci invita a celebrare con gioia, con esultanza, la festa di Cristo Re dell'universo. Non perché la Chiesa abbia nostalgia di idee monarchiche, ci mancherebbe altro, ma la Chiesa ha l'ardire di ridire che l'ultima parola sul tempo, sulla storia, sul mondo, sulla mia vita, non è affidata al caso e non è nemmeno affidato a me stesso, ma l'ultima parola sul mondo è la sua. È bello questo, è bello ricordarci che questo Dio non è venuto nel mondo per giudicare e per condannare, che questo Dio non è il castigamatti, ma questo Dio raccoglie ogni istante della mia esistenza e sarà Lui alla fine ad essere il giudice. E questa idea non ci deve assolutamente spaventare. Questa idea di poter avere un fine che è Dio stesso ci deve davvero spronare a non perdere tempo. Provocatoriamente vi dicevo, siamo alla fine di un anno liturgico. Pensate che cosa viviamo in un anno liturgico. Io non mi sono mai preso la briga di contare, per esempio, quante messe celebriamo in un anno. E nella messa quanta parola di Dio viene seminata. E nella celebrazione eucaristica quanta vitalità che è Gesù stesso ci viene gratuitamente effusa. Pensate, nell'arco di un anno liturgico, Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua. Pensate ai sacramenti che i nostri ragazzi celebrano e grazie a loro le loro famiglie e grazie alle loro famiglie l'intera comunità. Quanta grazia! Quanta grazia! E oggi pomeriggio mi veniva da pensare, Don Mauro, sei quello dell'anno scorso, nella mia vita. E quando dico vita, dico nella mia vita di tutti i giorni, quando incontro i vostri volti, quando ho la grazia di raccogliere le vostre confidenze, quando mi sento addosso tutta la responsabilità di accompagnarvi nel cammino di fede, perché un prete serve a questo, a nient'altro. Mi domando, ma io come uomo ho camminato in questo anno liturgico, ma io come persona mi sono lasciato veramente abitare da questa parola? Oppure sono stato il cristiano che ha indossato un impermeabile? Tanta parola, tanta grazia, oserei dire tanto Dio, ma che mi scivola via. Poi mi quieto la coscienza, perché noi la coscienza ce la salviamo con i nostri atti religiosi, le pie devozioni. Ma Dio ha parlato alla mia storia, mi sono lasciato trasformare da Dio. E guarda caso, alla fine di quest'anno liturgico, l'evangelista Matteo, che ci ha accompagnato per un anno, noi in quest'anno, pensate, domenica con domenica, abbiamo letto tutto il Vangelo di Matteo. L'anno prossimo, quindi da domenica, sarà l'evangelista Marco che ci terrà compagnia. E l'evangelista Matteo, quasi a mo' di saluto, a conclusione di questo percorso, ci chiede di entrare dentro noi stessi e di porci questa domanda, che non è una domanda dell'evangelista Matteo, ma è una delle prime domande che troviamo nella Sacra Scrittura, nel libro della Genesi, nella storia di Abele e Caino. Che ne hai fatto del tuo fratello? Mi piacerebbe, cari amici, ma lo dico anche a voi ragazzi, che questa domanda qui, almeno in questa settimana, abitasse un po' il nostro cuore. Dio ti dice: che ne hai fatto del tuo fratello? E allora ecco questa scena solenne,
di questo giudice seduto sul trono, che separa le pecore dalle capre. Attenti bene, un pastore in Palestina le capre le separa dalle pecore. Sapete perché? Perché quegli animali che non hanno un cappotto, cioè una peluria, li mette nella stalla al caldo, non perché il Signore ama selezionare i buoni e i cattivi. Separa per prendersi fino alla fine cura delle pecore o delle capre più fragili, più deboli. E poi incomincia: avevo fame, avevo sete, avevo fame. Allora la domanda di come ho trascorso da cristiano, da credente, questo anno liturgico, accompagnato da quella domanda che ne hai fatto del mio fratello, mi rimbomba, almeno a me rimbomba tanto. Che ne ho fatto io durante quest'anno, quest'anno di fede, quest'anno di grazia del mio fratello? Non mi domando se ho pregato di più, se ho pregato meglio. Ben venga se abbiamo pregato bene. E non mi domando nemmeno se sono andato a tutti gli incontri di catechesi. Ben venga se scegliamo questi momenti di formazione. Ma se io vado a tutti gli incontri di catechesi e poi non mi accorgo che c'è la carne di Cristo che soffre nella carne del mio fratello, la tua catechesi non serve a niente. E la tua messa non serve a niente, e la comunione che facciamo non serve a niente, perché ho avuto fame. Non ha detto hanno avuto fame. Gesù Cristo dice io ho avuto fame. Pensate che in tutte le religioni c'è l'attenzione ai poveri, in tutte le religioni. Nei grandi cinque pilastri della fede musulmana, uno di questi pilastri è fare l'elemosina ai poveri. Ma dove sta la bellezza del Vangelo che abbiamo questa sera sentito? Che Gesù Cristo si identifica con il povero. Non dice siete stati bravi perché avete dato da mangiare a quel povero. No, avevo io fame. Tanto è vero che questi gli dicono: Signore, ma quando mai noi ti abbiamo visto affamato, assetato, nudo, in carcere? Ma quando mai? Ogni volta che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Ecco dove possiamo, cari amici, intraprendere un piccolo esame di coscienza. Si fa così alla fine di un'esperienza, no? Per vedere un po' com'è andata, per fare un po' il bilancio. Questo Dio che separa, ripeto, non per mandare all'inferno, perché chi pensa che Dio manda all'inferno non ha ancora capito niente di Dio. Dio separa per prendersi cura fino alla fine di quelle pecore più fragili, più deboli. E incomincia questa identificazione con il povero, con il misero, non con un povero particolare. Non dice con quel povero, ma con il povero, con l'affamato, con l'assetato. Quest'anno ci siamo accorti che Cristo ci è passato accanto, nel fratello che vediamo tutti i giorni. O anche noi cristiani siamo entrati in quel il mio orticello, la mia casa, la mia famiglia. E quante volte quest'anno mi è capitato di dirvelo, ma voi sapete che quando parlo a voi io parlo ad alta voce a me stesso. Quante volte purtroppo ci è capitato di dire sì, dai, non ho fatto del male a nessuno. Ma noi non dobbiamo farci questa domanda, ma dobbiamo domandarci se abbiamo fatto del bene a tutti. Avevo fame, avevo sete. Il Signore non ci ha detto stai lì buonino, non far del male a nessuno che va tutto bene. Non ce l'ha detto. E voi adesso potreste dirmi: Don Mauro, però questo giudizio, all'interno di questo giudizio c'è una separazione. C'è una separazione. Venite benedetti, lontano da me. C'è una separazione. Ma la separazione non la pone Dio. Se voi rileggete con calma il Vangelo,
queste persone che vengono allontanate non vengono allontanate perché sono cattive. Provate a leggere il Vangelo. Non è che dicono via perché tu hai rubato, via perché sei stato maleducato, via perché sei un disgraziato. No, sono brave persone queste persone qui. Queste persone qui non hanno fatto del male a nessuno, ma proprio non hanno fatto niente di male a nessuno. Ma non hanno fatto neanche il bene. Avevo fame e non mi avete dato da mangiare. Queste persone si sono allontanate perché non sono entrate nella logica squisitamente evangelica. La logica che questo nostro re, appeso all'albero della croce fino alla fine della sua vita, ce lo dimostra, persino con il suo corpo. Dare tutto a tutti. Io, il Signore, do tutto me stesso a tutti. Questa è la logica che dobbiamo sposare. E ragazzi, se non si impara da piccoli, credetemi, è gran difficile impararlo da grandi. Perché se voi che siete ancora piccoli mi venite su con l'idea che Dio premia i buoni e manda all'inferno i castighi, i cattivi, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Se ancora cresciamo con la logica del merito, vuol dire che non abbiamo ancora capito niente. Ecco perché è la comunità degli adulti che educa questi piccoli. Tutti noi incontreremo il Signore. Lo dico sorridendo. Pensate che venerdì pomeriggio ho incontrato una signora che è venuta un po' per la direzione spirituale e con serenità mi dice: Don Mauro, il giorno in cui morirò, tanto dobbiamo morire tutti, vedrò Dio. Sai cosa farò? Che cosa? Prenderò la rincorsa e lo abbraccerò fuori. La signora non ha studiato teologia. Ma credetemi, io che la stavo ascoltando dico: ma che bello. Pensa che rapporto bello che ha con Dio. Lo abbraccerò forte. Chiediamo questa sera al Signore, ma chiediamoglielo davvero tutti insieme, di poter far del bene, di non perdere tempo nel far del bene. Ragazzi, potete farlo anche voi. Potete farne tanto. Non di dire: io del male, no, no, anche quelli là del male non ne hanno fatto. Ho avuto fame, ho avuto sete. Mi potete incontrare davvero nei più piccoli e nei più poveri che abitano a fine del mondo. Lì mi potete incontrare. Chiediamoglielo con tutto noi stessi, a questo grande re che ci spalancherà un giorno le braccia e ci dirà: venite, benedetti del Padre mio. Amen.